In questo video vorrei parlare delle banche italiane, in particolare vorrei rispondere alla domanda se sono ancora interessanti dal punto di vista valutativo. La risposta che diamo è non più, nel senso che le banche italiane iniziano a quotare a premio rispetto ai multipli storici. Generalmente per valutare una banca non si prendono i multipli tradizionali di price earning, ma viene tipicamente usato il cosiddetto price to book value, cioè il rapporto tra il prezzo della banca e il patrimonio netto. A dire il vero si dovrebbe prendere il tangible book value, però per semplicità prendiamo il book value. E quindi andiamo ad analizzare il rapporto di price to book value per una serie di banche. Partendo da UniCredito si nota che per esempio UniCredito quota 0,8 volte il book value e questo valore è sostanzialmente pari ad un premio di circa il 12%, forse qualcosa anche di più, della media storica di 0,70. Vedete, dal 2009 sostanzialmente UniCredito non ha mai quotato sopra il rapporto di 0,7107 price book value. Questo denota una valutazione particolarmente cara. Potremmo dire che effettivamente in questo contesto un po' di premio è sicuramente meritato, alla luce del fatto che comunque i mercati stanno andando molto bene, garantendo delle commissioni di negoziazione e di gestione sulla parte del gestito e anche ovviamente dei margini di interesse molto elevati, dato dall'attuale livello dei tassi. Però in una prospettiva in cui i tassi dovessero iniziare a scendere, probabilmente questo premio valutativo non è più giustificato. Considerazioni analoghe possono essere fatte per Banca Intesa, che attualmente quota a una volta il book value. Come vedete, tipicamente Banca Intesa quota sempre a dei multipli più elevati perché è una banca più solida, con maggiore visibilità degli utili, con un management particolarmente affidabile e quindi solitamente ha quotato a dei multipli storici più elevati, lo vedete 0,86 book value nel corso degli ultimi anni. Prima della crisi del 2008 le banche quotavano a delle valutazioni decisamente più elevate, poi nel corso degli ultimi 10 anni, se noi guardiamo la media degli ultimi 10 anni, sostanzialmente i multipli sono decisamente più bassi e Banca Intesa sta quotando a premio rispetto ai multipli storici, un premio che ormai ha raggiunto il 20% sugli ultimi 20 anni. Poi potremo andare a vedere, per esempio, la Popolare di Milano che quota a 0,7 volte il book e questi multipli l'ha visti solamente nel 2015, mentre negli ultimi 10 anni ha quotato decisamente sotto ad un multiplo di 0,35, quasi sostanzialmente la metà dei multipli attuali. Questo denota un premio particolarmente elevato. Poi potremmo andare a vedere un altro titolo, come BPER Banca. Lo stesso, anche qua abbiamo dei multipli molto più elevati rispetto alla media storica di 0,43, il titolo quota a 0,6 e quindi è decisamente a premio rispetto alla media storica. E poi abbiamo Monte dei Paschi che quotava addirittura a dei multipli prossimi al fallimento, adesso quota a 0,50 volte il book value, decisamente a sconto rispetto al settore, ma decisamente a scusate, a premio rispetto ai multipli storici. Quindi, da quanto effettivamente descritto in questo video, si nota in modo chiaro che le banche italiane ormai stanno quotando a premio rispetto ai multipli storici e quindi basta un cambio di rotta sul fronte tassi per far scattare le prese di profitto a cui abbiamo già assistito, nei giorni scorsi, causate principalmente da un clima teso a livello politico in Europa, ma prese di profitto che potrebbero verificarsi anche in presenza di una banca centrale più accomodante rispetto alle attese.